Bene, benvenuti. Oggi è la terza giornata, quella conclusiva del seminario che abbiamo avviato giovedì all'interno di questa serie sulla connoisseurship, questa volta dedicato alla connoisseurship nel Seicento. Oggi appunto è la giornata in cui ci saranno le ultime tre lezioni aperte a tutto il pubblico e non solo ai partecipanti al corso. E sono molto contento che il nostro rettore Francesco Ubertini, che come voi sapete è anche il presidente della Fondazione Zeri, abbia accettato di essere qui e di salutarvi. E quindi ti darei direttamente la parola. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Mi fa davvero molto piacere portarvi questo saluto in un appuntamento come quello di oggi, che ormai è diventato un appuntamento fisso, è il quinto anno che riunisce, è un appuntamento in cui si riuniscono a Bologna, in questa fondazione intitolata a Federico Zeri, docenti provenienti da molte università e giovanissimi studiosi, e quindi ringrazio tutti voi per essere qui. Mi son fermato un attimo con alcuni colleghi a guardare dal fondo questa splendida biblioteca, poi a quest'ora del mattino è piena di studenti, è davvero, davvero affascinante. E come diceva il direttore, oggi è anche la giornata conclusiva del seminario di tre giorni, che è un'opportunità molto importante di alta formazione nel panorama nazionale per giovani che si occupano e che si occuperanno di conoscenza e tutela del patrimonio artistico. Mi dicevano che quest'anno siete 50 partecipanti, spero che i primi due giorni siano stati stimolanti. Siete soddisfatti del... Però noi facciamo anche girare un questionario. Beh, vabbè, però diciamo che... la Fondazione Federico Zeri è un'eccellenza della nostra università, un riferimento direi ormai imprescindibile per il mondo della storia dell'arte, ma soprattutto è un patrimonio comune di grande valore e accessibile a tutti. Questo non è un fatto scontato, soprattutto nel contesto italiano. È accessibile attraverso la straordinaria banca dati online della Fototeca con 170.000 immagini. Oggi è il più affidabile atlante sulla storia italiana presente nel web. È fruibile attraverso, sulla storia dell'arte, è fruibile attraverso una biblioteca d'autore aperta a tutti senza limitazioni, che conserva libri non reperibili in altre biblioteche a Bologna e in Italia, e questo ci rende davvero molto orgogliosi. Il nostro Ateneo ha investito molto e intende continuare a farlo, ha investito molto a partire dalla sua fondazione con il rettore Calzolari, di cui ammiravo la targa all'entrata della biblioteca. Dicevo, e continueremo a farlo perché la Fondazione prosegua nell'attività di catalogazione e ricerca e in quella di formazione specialistica, con l'organizzazione di tanti altri seminari come quello di oggi. Un aspetto che mi preme sottolineare è la vitalità del patrimonio della Fondazione. Dopo il lascito di Federico Zeri, la Fondazione ha infatti saputo attrarre donazioni importanti che hanno incrementato le raccolte librarie e fotografiche. Ne cito due studiosi: Everett Fay, capo curatore del Dipartimento di pittura europea del Metropolitan Museum, e Julian Kliman, ricercatore della Biblioteca Herziana di Roma, hanno voluto legare
le loro preziose fototeche e biblioteche a un'istituzione in grado di studiare e rendere disponibili i materiali. E come fondazione intendiamo sempre più valorizzare donazioni come queste, fare in modo che la fondazione possa diventare un ideale repository per gli archivi fotografici di storia dell'arte. Un secondo elemento di forza della fondazione che mi sta particolarmente a cuore, credo di aver citato anche l'apertura dell'anno scorso, è l'innovativo connubio tra scienze umane e tecnologia, e che questa fondazione, che questa istituzione ha saputo mettere in campo con lungimiranza fin dall'inizio delle sue attività, che ricordavo prima, nel 1999. Il catalogo online della Fototeca costituisce un riferimento importante anche per la ricerca nel campo delle digital humanities. Questo è un ambito nel quale l'Ateneo sta investendo molto. Vi cito solo un esempio. Da 2 anni abbiamo avviato la laurea magistrale in Digital Humanities and Digital Knowledge, che peraltro ha avuto uno straordinario successo con studenti che arrivano da tutto il mondo, che ha l'obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di coniugare le competenze necessarie allo studio e al trattamento di raccolte culturali, artistiche e museali con la capacità di gestione di sistemi informativi per un'efficace valorizzazione del patrimonio nell'era digitale. In questo senso, le banche dati della Fondazione Zeri costituiscono una risorsa ricchissima che deve essere continuamente rinnovata e aggiornata, e per la cui evoluzione l'Università offrirà tutto il sostegno necessario. Chiudo ringraziandovi ancora, ringraziando tutti i docenti di questi 3 giorni che si concludono oggi, un saluto speciale a tutti gli studenti che hanno partecipato e che oggi sono qui con noi. E un ultimo commento con un po' di orgoglio: io credo, e non sono l'unico, che la Fondazione Zeri per il suo alto standard scientifico e il lavoro fatto in questi anni, oggi è in grado, e deve farlo sempre di più, di competere con analoghe istituzioni, soprattutto a livello internazionale, che possiedono patrimoni molto maggiori del nostro. Grazie.